Questa è indirizzata a tutti, e per tutti intendo il pubblico che ascolta e che vive e che si spera, se le condizioni del tempo tengono, che sia numeroso. È indirizzato a noi musicisti che scopriamo piano piano questa nuova forma di suonare assieme sempre più libera. È indirizzata a tutti coloro che lavorano a questa grande mammut che si muove, cioè quindi ai tecnici e a tutti gli amici che lavorano su questo da mesi, perché questo dovrebbe essere una grande cosa che anche tecnicamente richiede uno sforzo notevole. E d'altronde, insomma, è la festa della vita che si esprime, la musica è tutto qua. Il bello è che dopo un po' uno musicista si accorge che è molto bello suonare, ma che molto spesso è più bello ascoltare. Thank you.
E com'è cambiato il rapporto con il pubblico? Adesso ti vedo scioltissimo, entusiasta, che fai dei salti, che ti complimenti con l'orchestra e naturalmente che hai un grosso contatto con il pubblico. Questa festa è anche il tentativo, anche se così grande, di vivere questo rapporto con il pubblico. Sul palco, all'inizio, i primi secondi si suona per sé, perché tu cominci, sali sul palco vuoto e cominci a fare le prime note o a sentire gli altri che fanno le prime note, e queste ti riempiono proprio, cominciano a darti un insieme di sensazioni che piano piano tu allontani dal palco. Allora senti, alla fine, se tutto va bene, senti ondate di emozioni arrivare. Quando si accappona la pelle, la musica ha raggiunto perfettamente il suo scopo.